Chi è Medea? Medea è una giovane bellissima con dei poteri magici. Medea è una strega. Passa di lì certo Giasone che andava per Velli d'oro. Sapete tutto che cos'è il vello della pecora e l'oro è l'oro. Era molto difficile riuscire. No, 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 Dario, ti ringrazio Non vuoi, tanto. Sì, mi serve, ma se me la metti no, là. no, ma io vado là invece, E tu volevi stare lì? perché riesco a vedere anche le immagini Ma proiettate. la sedia servirebbe a Sì, ma me. infatti è meglio che lo dia Frank invece che tenerla io. 50 anni così. 50 anni Dammi così. La tua sedia, dammi la tua sedia, la tua sedia. Se lo racconto non mi crede nessuno. Adesso dove vai? Io sto qua perché mi voglio godere lo spettacolo. Oh! Vado via, vado via. Scusami, Franca. Oh, guarda, vedo lì, vedo la bellissima immagine. Vai pure, scusami. Dario, scusami, tu non puoi stare qui. Questa è la casa di Medea, tu non puoi stare qua, devo bussare alla porta. Vai in platea, non Vado puoi di là. stare qua. Ma non è possibile. Adesso lo so. L'abbiamo provata tutto il pomeriggio questa scena. Felice, va bene qua la sedia? Andrà bene. Se io gli facessi una cosa così mentre recita, se mi fossi messa lì, vorrei vedere lo spettacolo. Chiamavi i carabinieri, va bene? Ma Non lo infatti so. Allora, la Medea di Euripide, chi era? Medea era una giovane bellissima con dei poteri magici, era una strega. Passa di lì certo Giasone che andava per Velli d'oro. Sapete che cos'è il vello? Il vello è il pelo della pecora e l'oro è l'oro. Era molto difficile guadagnare, prendere, vincere, portarsi appresso questo vello d'oro perché era vegliato da un drago tremendo. Però Medea, che è stordita da questo Argonauta che arriva davanti a lei, questo Giasone, come ti chiami, da dove vieni, eccetera, glielo fa vincere con i suoi poteri magici. Non solo, ma si innamora pazzamente. Non si capirà mai perché, perché Giasone è avanti negli anni, lei è giovane, bellissima, è una strega, potrebbe avere tutto, no? Si innamora di questo Giasone e decide di ringiovanirlo. Come farà mai? Lo mette a cuocere in un grande pentolone e gli cuoce via tutta la vecchiezza. Dico sempre alle mie amiche presenti in platea, con la pentola a pressione non viene bene. Fischia 4 minuti e poi un pancotto che ci troviamo lì. Teniamoci i nostri vecchi mariti e non lamentiamoci. Per ringiovanire Giasone, Medea compie il primo sacrificio, il primo, uno dei tanti sacrifici verso l'uomo che ama. Per ringiovanirlo dà parte della sua giovinezza, della sua bellezza e della sua forza. Scoppia una grandissima rissa nella famiglia di Medea perché non volevano che Giasone se ne andasse via con questo bene prezioso. Ma lei parteggia immediatamente per l'uomo che diventerà suo marito, tradisce il padre, ammazza il fratello, era una che non mediava tanto, poca dialettica dobbiamo riconoscere. Scappano inseguiti, una tragedia, eccetera, eccetera, finché scendono dal Mediterraneo, arrivano a Corinto, si sposano, hanno 2 figli, vivono felici e beati, fino a quando, ahimè, fino a quando, sorte comune a moltissime donne fino a quando tu perdi le tue attrattive sessuali, la tua bellezza, la tua freschezza. E non solo la Medea, che era quella che non mediava, viene a scoprire che Giasone, senza neanche avvertirla, guarda che io oggi alle 3 andrei, avrei il matrimonio con la mia nuova sposa, decide di sposare la giovane, ricca, potente, più bella, più importante, la figlia del re. Ha un giramento greco, proprio una roba di... gli gira di tutto, lo maledice, lo insulta, ma come ti ho fatto, ti ho dato, eccetera, eccetera. E poi finge di accettare la sua condizione di donna respinta, mentre invece medita una terribile vendetta, vale a dire farà un regalo alla giovane sposa, un manto pieno di pietre preziose. Questo manto di pietre preziose, il quale, come la ragazza se lo mette addosso, si incendia, brucia questa giovane rivale, il padre, il re, va per spegnere il fuoco, brucia pure il re perché cattivo, tremendo, la vuole cacciare da Corinto, la vuole cacciare e le vuole portare via anche i figli. E lei non ha finito, dice: Giasone, ti ho sistemato, il tuo futuro è fottuto perché ti ho fregato la moglie, te l'ho ammazzata, la potenza, la ricchezza, eccetera.
E non ho finito, ammazzerò anche i tuoi figli, la tua stirpe, la tua dinastia. Prendo un coltellaccio e sgozzo questi poveri bambini, ciao Giasone, via che se ne va su di un carro alato che le aveva regalato un suo amico. Questa è la Medea di Euripide. La nostra Medea è una Medea, come diceva Dario, che si rifà in Maggi Umbro Toscani, una Medea che uccide i figli non per rabbia, non per gelosia, ma come presa di coscienza, vale a dire perché identifica nei figli il basto che ci viene messo al collo, noi donne con i figli legati, incatenati al collo, il basto della vacca per meglio tenerci sotto, mansuete, meglio poterci mungere, meglio poterci montare, per questo li uccide. Chiaro che da questo monologo non esce l'indicazione di andare a casa e sgozzare i bambini, è solo evidentemente un'allegoria. Io recito questo brano da un sacco di anni, dal 1978 in tutta casa, letto e chiesa, l'ho recitato, ripetuto un sacco di volte, donne, giovani, anziane, sono venute a parlarmi, confidarmi le loro tragedie, le loro sofferenze, perché vi assicuro che non è assolutamente piacevole quando tu stai arrivando a quella certa età che avresti più che mai bisogno di avere vicino tuo uomo, il tuo marito, il tuo compagno, e questo se ne va scorazzando, che poi se i nostri uomini si innamorassero, che so, di una donna sugli 84 anni, 86, saremmo comprensivi, diremmo povero ragazzo, ha avuto un'infanzia infelice, ha bisogno della nonna, invece no, scelgono sempre delle ragazze stupende e ti senti doppiamente umiliata. La sofferenza che c'è in questo brano è una sofferenza che le donne conoscono molto bene, che io dedico tutte le sere, però alle giovani presenti in sala e anche agli uomini. Siamo nella piazza di Corinto. Le donne del coro greco stanno cercando di convincere Medea, che è chiusa nella sua casa, a uscire e accettare la sua condizione di donna respinta. Parto, accorri, accorrete! Medea rinchiusa sede dentro la sua casa con i suoi due figlioli, alte grida becera, pare impazzuta, desenne sortita, non sei capace da che l'uomo suo Giasone, con donna più giovane sabbia da casare, non intende ragione de sua casa sortire, li figlioli abbandonare, parlaci te che la conosci, te la convenzi, te sei la più anziana. Ce parlo io, la conosco, la convenzo, sono la più anziana. Medea, oh Medea, Medea ven all'uscio, t'ho da parlare, ascolta donna, fatta assennata, non a te, ma li figlioli tuoi da pensare, con sto nuovo sponsale in casa, migliore assai se vanno a stare, perché in casa dell'Ure vanno ad alloggiare. Medea, per l'amore che tieni a sti figlioli, te devi sacrificare, te, che di madre degna e non di donna orgogliosa, hai da pensare, non parlano, fiata, non... Ven all'uscio, ascoltami, sai che noi te se puoi capire che di tua stessa sorte i nostri uomini ci hanno fatto patire a noi, ci hanno fatto chiagnere, shh, zitte, se convenza, ven all'uscio. Deo com'è, come le bianche in viso, bianche alle man che par dessanguata, tegnetela che non casche. Vene Medea, vene cara, assentate sopra sto seggio, è largo, oh donna, e fate che respirano, zitte. La vuol parlarci, la vuol dirci qualche cosa, parla Medea, che noi te se puole capire, che di tua stessa sorte li nostri...